sei parole, 66 pazienti oncologici e altrettanti scrittori. Numeri che solo in parte rendono l'idea di un progetto che con i numeri ha ben poco a che fare. 6 è anche il titolo di questo virtuosissimo esempio di medicina narrativa. Un libro scritto da un collettivo di autori che senza chiedere niente in cambio ha dato vita a 66 racconti in grado di restituire dignità, bellezza e speranza a chi sta lottando contro la malattia. Storie di vita e di persone che sono tutt'altro che numeri. Abbiamo fatto una cosa molto semplice, abbiamo chiesto a 66 pazienti di donare 6 parole, un nome proprio e 5 nomi comuni, e poi abbiamo donato queste parole a 66 scrittori che hanno già esperienze di scrittura insieme sotto l'acronimo di Scrivi per Bene, e ne ha nato un libro di 66 racconti che sono con il filo conduttore della, diciamo, malattia oncologica del paziente, ma sono assolutamente storie di vita fruibili da parte di tutti. L'idea di questo libro nasce per coincidenza e per un caso che non esiste all'interno della mia biblioteca, una piccola biblioteca privata a uso pubblico, dove presentavamo un libro della scrittrice Maria Laura Rosati. C'era anche la dottoressa Rita Chiari, che ho rincontrato dopo 25 anni che non la vedevo, e insieme ci è venuto questo grosso desiderio di creare qualcosa che desse sì la speranza ai pazienti oncologici che ci hanno donato le parole, ma che desse anche la speranza ai 66 scrittori che hanno scritto i racconti di coronare un sogno che è quello della scrittura. L'idea di fondo è che la medicina non sia fatta soltanto di farmaci e di terapie in senso stretto, ma che la cura del paziente possa avvenire anche attraverso il grande potere del racconto. Tutto questo ha già un nome: medicina narrativa. Medicina narrativa è un sistema di intervento terapeutico accanto alla medicina convenzionale, quindi a quella che facciamo tutti i giorni in ospedale, nei nostri ambulatori. L'idea è quella che entrare in relazione col paziente e permettere a questo paziente di raccontare la sua storia migliora la relazione medico-paziente e infine quindi migliora gli esiti anche della cura. La cura è anche prendersi cura. Porre attenzione alla narrazione dei pazienti anche come un modo per riconoscere quella che è l'esperienza della malattia, non curando la parte, ma occupandosi del tutto che è la persona. Questo progetto è un po' una sfida nuova della medicina narrativa, la rilancia, dal momento che non presenta semplicemente dei racconti di malattia, ma anzi ha preso delle parole donate dai pazienti e le ha riscritte secondo una nuova configurazione, permettendo ai pazienti di ripensarsi dentro nuove storie, nuove trame. Tutto comincia dunque da un numero, ma 6 in realtà è anche un verbo. Ed è qui che il titolo di questo libro dà vita a un interessante e significativo gioco di parole. 6 è un numero, ma 6 è anche la seconda voce del verbo essere, di un tu che sei. Allora questo numero vorrebbe essere un po' la cifra simbolica e sintetica di quella relazione tra medico e paziente, laddove da una parte abbiamo la percezione, la lamentela possiamo dire, dei pazienti, che spesso e volentieri si sentono percepiti negli occhi del medico come un numero tra tanti da trattare. Dall'altro punto di vista però proprio i medici sono invitati a fare dell'incontro clinico un momento di relazione, e quindi approcciando il paziente come un tu che sei. Ecco come 6 diventa allora il titolo di questo progetto e di fatto il cappello che ci ha accompagnato all'interno di questo percorso. Edito da Felici, 6 è facilmente acquistabile online. È ordinabile in tutte le librerie e lo si può ovviamente trovare durante gli eventi di presentazione già in programma. Il primo sabato scorso nell'ex chiesa del Gonfalone di Fano. Poi verranno Perugia, Terni e Roma. L'invito all'acquisto è d'obbligo, anche perché è per una buona causa. Le storie sono tutte molto diverse tra di loro. Abbiamo storie di luce, di speranza, storie di oscurità, di arresto, storie anche divertenti, a tinte sia gialle che noir, possiamo dire. Io ho una mia preferita, ma non posso dirla ai lettori, perché anzi li invito a comprare questo libro, dal momento che significa, acquistandolo, andare a contribuire anche concretamente al reparto
Reparto di Oncologia degli ospedali di Pesaro e Fano, dal momento che i diritti d'autore di questo libro sono a questo reparto interamente devoluti. Ci sono parole che spiccano tra questi racconti, tra queste parole donate, tra le tante la parola speranza, indubbiamente, che è quella di cui forse abbiamo più bisogno di tutti, se ci delinea un orizzonte da abitare tutti insieme anche nel momento in cui ci occupiamo di cura e di incontro con l'altro.